Si sa cosa si dice sulle coppie famose. Le loro sono relazioni che finiscono ancora prima di cominciare. Ma ci sono delle eccezioni, coppie di celebrità il cui amore ha resistito alla prova del tempo. Vediamo quali famosi attori di Hollywood rientrano in questa lista, cominciando da... 1. Salma Hayek e François-Henri Pinault. Salma Hayek e François-Henri Pinault si sono conosciuti durante un evento a Venice nel 2006. I due in realtà si erano già incontrati un'altra volta, ma soltanto brevemente, diciamo che si conoscevano di vista. In un'intervista successiva, Salma Hayek ha confessato che all'inizio Pinault non le sembrava il suo tipo, ma dopo aver iniziato a parlare di tutto, che fosse sport o scienza, lei si innamorò all'istante. La coppia si è felicemente sposata nel 2009, proprio a Venezia, nello storico teatro della Fenice. Oggi hanno una bellissima figlia e dopo 10 anni sono ancora saldamente insieme. 2. Beyoncé e Jay-Z. Questi due sono la coppia di celebrità per antonomasia del nostro tempo. Come tante altre relazioni durature, tutto è iniziato da una buona amicizia. In un'intervista rilasciata alla rivista Seventeen, Beyoncé ricorda di aver incontrato il suo futuro sposo a 18 anni e che la loro relazione cominciò quando lei ne aveva 19. Le voci sulla loro relazione iniziarono a circolare però dopo l'uscita dei loro successi del 2003, Bonnie and Clyde e Crazy in Love. La coppia comunque ufficializzò la loro relazione solo un anno dopo, apparendo insieme sul red carpet ai premi di MTV del 2004. Non hanno avuto fretta di convolare a nozze, si sono sposati nel 2008. Oggi sono sempre più insieme e hanno 3 splendidi bambini. Numero 3. Jessica Alba e Cash Warren. Jessica Alba e il suo futuro marito Cash Warren si sono conosciuti nel 2004 sul set del film I Fantastici 4. Warren era un assistente alla produzione del film e tra lui e Jessica scattò il classico amore a prima vista. Come lei stessa ha raccontato a Cosmopolitan, appena aver conosciuto Warren chiamò la sua migliore amica e le disse di sentirsi come se lo conoscesse da una vita e che voleva passare con lui il resto della vita. Detto fatto! La coppia si è sposata nel 2008 e 11 anni dopo sono ancora inseparabili. Secondo l'attrice, il segreto di un matrimonio felice è molto semplice: passare insieme più tempo possibile e non far mai mancare il romanticismo. Preso nota! Numero 4. Claudia Schiffer e Matthew Vaughn. La top model Claudia Schiffer è sposata con il produttore Matthew Vaughn da 17 anni, a prova del fatto che il vero amore esiste. In una sua intervista, la Schiffer ha detto che Vaughn l'ha conquistata all'istante, appena conosciuti. La loro love story iniziò quasi subito e culminò in una proposta di matrimonio da romanzo appena 16 mesi dopo il loro incontro. Per farle una sorpresa, Vaughn commissionò ad uno dei suoi artisti preferiti un dipinto con la scritta «Sposami» e lo regalò a Claudia. Naturalmente lei ha detto di sì e nel 2002 i due si sono sposati. Oggi hanno 3 bellissimi figli e appaiono sempre più felici e innamorati. Numero 5. Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. Ricordate il film horror intitolato «So cosa hai fatto?» Beh, bisogna ringraziare quel film non solo per gli spaventi che ci ha fatto provare, ma anche per averci dato una delle coppie simbolo degli anni 90, Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. Fu proprio su quel set nel 1996 che i due fecero inizialmente amicizia. Dopo 2 anni, tra una cena e l'altra con amici in comune, si ritrovarono una sera seduti a tavola da soli. Oh, ma guarda un po'! Gellar e Prince decisero di cenare lo stesso loro due e finirono per innamorarsi senza nemmeno pensarci. Tutti e due hanno in seguito affermato che la loro amicizia li aiutò a gettare le basi di una storia d'amore indistruttibile. I due si sono sposati il 1 settembre 2002 e quest'anno festeggeranno quindi il loro 17° anniversario. Accidenti, come vola il tempo! Numero 6. Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas.
Questa supercoppia di Hollywood è sposata da quasi 19 anni. La Zeta-Jones ricorda che tutto iniziò al Festival del Cinema di Deauville, in Francia, nel 1996, quando qualcuno le disse che il grande attore Michael Douglas voleva conoscerla. Il loro primo incontro, tra l'altro, fu tutt'altro che romantico, tanto che Douglas le passò accanto senza nemmeno riconoscerla. In seguito, tramite gli amici in comune Antonio Banderas e Melanie Griffith, all'epoca sposati, i due vennero presentati e andarono a cena insieme. Anche questo incontro però non andò proprio liscio perché Douglas, come lui stesso confessò in seguito, rovinò tutto con una battutaccia. La Zeta-Jones doveva ripartire il giorno dopo o forse era solo una scusa dopo la figuraccia di Michael. Ma Douglas non si arrese e le mandò dei fiori e un biglietto di scuse. La loro storia, per fortuna, ebbe inizio da lì. Questa sì che è da raccontare ai nipotini quando chiederanno ai nonni come si sono innamorati. 7. Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick. La star di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, e l'attore Matthew Broderick si incontrarono ad una festa a New York nel 1991. Per entrambi fu amore a prima vista e già poco dopo cominciarono ad uscire insieme. 6 anni dopo, gli amici più intimi e i parenti ricevettero l'invito alla festa, che, sorpresa, in realtà era il loro matrimonio. Parker era vestita di nero, a dispetto delle superstizioni, visto che le andò proprio bene. Tanto è vero che quest'anno la coppia celebrerà il suo 22esimo anniversario. L'attrice ha ammesso che il segreto sta nel rispetto reciproco e nell'evitare ogni competizione all'interno della coppia. Come vedete, funziona! 8. Cate Blanchett e Andrew Upton. Questa è una coppia di piccioncini che per cambiare non si è innamorata a prima vista. Blanchett ha raccontato che lei e Upton si conoscevano già da diverso tempo e all'inizio non si piacevano per niente. Dopo qualche tempo comunque, la loro antipatia reciproca si è trasformata in amore e i due si sposarono nel 1997. Secondo la Blanchett, la felicità del loro matrimonio dipende in gran parte dagli interessi in comune e dal tenersi certe cose segrete a vicenda. A quanto pare, per loro va più che bene così e a vederli oggi, dopo 22 anni di matrimonio, sembrano ancora perdutamente innamorati. Numero 9. Lisa Kudrow e Michael Stern. All'inizio sembrava che Lisa Kudrow e suo marito Michael Stern non fossero fatti l'una per l'altro. Si incontrarono a fine anni 80, quando Stern frequentava la coinquilina di Kudrow. In un'intervista qualche anno dopo, la star di Friends ha ammesso che per lei fu amore a prima vista, ma che decise di nascondere i suoi sentimenti visto che lui usciva con una sua amica. 6 anni dopo però, i due si incontrarono di nuovo e stavolta era il momento giusto. Si sono sposati nel 1995 e sin da allora sono il ritratto perfetto dell'amore. Numero 10. Kira Sedgwick e Kevin Bacon. Anche se questa coppia sta per festeggiare i 31 anni di matrimonio, Kira Sedgwick non restò affatto impressionata da Kevin Bacon a prima vista, quando si conobbero sul set del film Lemon Sky nel 1987. Lui però non si perse d'animo e con il tempo la conquistò. La coppia si sposò già l'anno successivo, nel 1988. La Sedgwick ritiene che il segreto di un matrimonio lungo e felice stia nella dedizione dell'uno verso l'altra, al di là di ogni lite e conflitto, e nel passare più tempo possibile insieme per tener vivo l'amore. La ricetta per l'amore eterno. 11. Rita Wilson e Tom Hanks. Questi due piccioncini si incontrarono sul set di Harry e Kip, una sitcom interpretata da Hanks e in cui Wilson recitò in un episodio. All'epoca Hanks era già un marito e un padre, perciò il loro legame iniziò come un'amicizia tra colleghi. Ma il destino aveva altri piani e 4 anni dopo i due si ritrovarono sempre sul set, stavolta quello del film Un ponte di guai. Entrambi single, a quel punto, i due non ebbero ostacoli al loro amore. Malgrado si siano sposati nel 1988, la loro relazione è ancora piena di passione e vitalità. Se solo sapessimo il loro segreto per essere così felici dopo 30 anni insieme. 12. Jamie Lee Curtis e Christopher Guest. La storia d'amore tra questi due attori è a sua volta degna di un film. Tutto cominciò quando la Curtis aveva 25 anni. Stava sfogliando la rivista Rolling Stone quando vide la foto di un uomo davvero molto attraente. Alla sua amica Debra Hill, che aveva prodotto e scritto il film Halloween, Curtis disse: «Io questo qui me lo sposerò». Debra a quel punto le rivelò che sia lei che quel ragazzo avevano lo stesso agente. Perciò la Curtis chiamò il suo agente e gli chiese di farsi dare il numero di Guest. Lui però non la richiamò. Qualche tempo dopo, i due si incontrarono per puro caso in un ristorante ad Hollywood e finalmente iniziarono a frequentarsi.
Curtis deve avere doti da veggente, visto che in effetti lei e Guest si sposarono dopo appena 5 mesi nel 1984. Ma che storia! 13. Meryl Streep e Don Gummer. La leggenda del cinema, Meryl Streep, trovò inaspettatamente il grande amore dopo una tragedia. Il suo primo marito, infatti, morì molto giovane per un cancro ai polmoni. Rimasta sola, lei decise di cambiare aria e andarsene dalla casa che aveva condiviso per 3 anni e si rivolse ad un amico di suo fratello chiedendogli una mano. Quell'amico si chiamava Don Gummer e Meryl prese in affitto casa sua mentre lui era via per lavoro. L'idea era di trasferirsi appena Gummer fosse tornato a casa, ma lui le consentì di restare e cercò di fare il possibile per farla stare a suo agio in quel periodo difficile. Non passò molto tempo prima che lui si accorse di essersi innamorato di Meryl Streep. La coppia alla fine si sposò nel 1978 e sono rimasti fianco a fianco da allora. L'attrice ha confidato che a suo marito può raccontare tutti i suoi problemi e le sue paure ed è convinta che una comunicazione senza filtri sia la chiave per una relazione duratura. Beh, dopo 41 anni di felice matrimonio di sicuro le crediamo. Quale altra coppia di celebrità secondo te è un modello da seguire? Faccelo sapere nei commenti. Ricorda di mettere un like a questo video e di condividerlo con gli amici. Clicca su iscriviti, unisciti a Il Lato Positivo.